all'astrofisico e fotografo Gianluca Masi, astronomo del Planetario di Roma Capitale. C'è tempo fino al 26 gennaio. Donatella Anzolini. Sembra un fotomontaggio, eppure quella luna si è davvero allineata con la precisione di un cerchio realizzato al compasso esattamente dietro alla lanterna del cupolone a formare un'arditissima composizione geometrica. Ed è sempre lo stesso satellite naturale della Terra, quello che sembra quasi volersi posare sul Colosseo, degno trono per la sua regale bellezza. Scorci impensabili, visioni inaspettate, nuove scoperte, frutto dell'incontro fatale tra i monumenti della capitale e quelli del cielo, raccontati attraverso una serie di fotografie esposte in una mostra allestita al Museo Civico di Zoologia a Roma. Così, in uno scatto versione Oculus rinascimentale, le testimonianze architettoniche del cuore di Roma fanno da sublime set teatrale un cielo attraversato dalla stazione spaziale e un graffio di luce di un satellite guizza come una fugace apparizione su una veduta da cartolina del Tenere. E poi pianeti, piccole gemme luminose che rendono ancora più preziosi insieme alla Luna i panorami immortali. Scatti quelli di Gianluca Masi, frutto di un lavoro fatto di lunghi appostamenti e scrupolose ricerche. Molte di queste opere derivano proprio dall'aver calcolato esattamente dove andare per trovare l'allineamento esatto tra quella luna, quel pianeta, quella congiunzione e quel monumento. E che dice allora che l'inquinamento luminoso sia un ostacolo insormontabile tra Roma e il firmamento? La risposta possiamo trovarla semplicemente puntando il naso all'insù, per scoprire, armandoci di un po' di pazienza, che laggiù all'orizzonte cielo e terra si incontrano ancora, creando alle volte capolavori inaspettati. Stretta su